Menta al tuo cane? Parliamone. Sì, che il tuo cane può utilizzare la menta, sia in foglioline fresche, tritate e sottili nella pappa, sia come spezia. L'effetto più importante che ha la menta è quello di disinfiammare tutto il tratto gastroenterico, quindi a partire dallo stomaco fino a, diciamo, là dove non batte il sole, dall'inizio alla fine. Ha un fortissimo effetto antinfiammatorio anche sulle gengive, quindi anche se soffri di gengivite, di stomatite, problemi di tartaro, aiuta parecchio anche questo. E nel caso sia in ballo con una colica o con una serie di coliche, soprattutto la sera, la menta può aiutare parecchio. Però 1. Attenzione agli oli essenziali, quindi se utilizzate oli essenziali alla menta, lì sì che potete irritarli perché sono estremamente forti. Soprattutto gli irritate il naso e tutto il tratto respiratorio, quindi attenzione anche lì. E poi, piccola digressione ma grande attenzione, le caramelle alla menta, soprattutto quelle senza zucchero, tutte, ma soprattutto quelle senza zucchero che quindi contengono xilitolo, sono estremamente velenose per i nostri amici a quattro zampe, quindi va bene alla menta fresca, va bene alla menta in foglioline, va bene alla menta come spezia, punto. E tu hai mai usato la menta? Al tuo cane piace o è un po' troppo forte? Scrivimelo qui sotto nei commenti, poi vai sul mio profilo e clicca segui.